Buon pomeriggio, ben ritrovati a Trading Power. Già lo vedete inquadrato, il grande ritorno di Marco Tosoni. Ciao Marco, come va? Sì, ciao Renato, grazie mille di essere qua, grazie a tutti e è veramente un piacere tornare da te. Eccolo lì Davide. Davide, vedo che si sta collegando, quindi adesso sentiremo e vedremo anche Davide Calabrese. Saluto intanto Agostino. Agostino, bravo, hai usato la finestra delle domande. Interagite con noi attraverso la finestra delle domande. Poi c'è un altro Agostino Pagnoni, buon pomeriggio anche ad Edo, Mauro PT e c'è Antonio Mangano, che bello carico, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Intanto Davide, se ci sei, puoi anche collegarti, sentiamo anche il tuo audio. Buon pomeriggio anche a Davide Calabrese. Vediamo se c'è, intanto state vedendo quello che è il disclaimer, mi raccomando, leggetelo bene, sapete che questa diretta è considerata una comunicazione di marketing che non contiene, non deve essere ritenuta a contenere consulenza di investimento, raccomandazione di investimento, offerta, sollecitazione ad effettuare transazioni, strumenti finanziari o garanzie o previsioni di risultati futuri. Poi c'è l'informativa sul rischio e anche poi la parte riguardante questa qui che è la diretta, fornisce opinioni e esperienze personali, disponibile al pubblico, non fornisce consulenza, raccomandazioni di investimento, di trading o ricerca di materie di investimenti, non intende affrontare circostanze, obiettivi personali, può includere esempi di attività di trading su conto demo con denaro virtuale che non bisogna seguire e poi le regole d'oro che sono un po' un programma formativo per tutti. Davide, non vedo, non arrivano segnali da Davide, però a questo punto direi che possiamo tranquillamente cominciare. C'è Roberto, buongiorno, finalmente vedo Tosoni, scrive Roberto, Ignazio, poi buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio a Cesarino. E allora Davide, non c'è, vabbè, ti passo il controllo, Marco. Sì. Andiamo a vedere quindi quello che è il tuo monitor, lo schermo, e cominciamo a fare un po' di analisi, a vedere un po' di grafici. Intanto è arrivata pure Alfride, buon pomeriggio, quindi eccolo lì, eccola lì, vediamo, si vede benissimo il tuo schermo. Marco, GER30, cominciamo con GER30. Sempre lui, il re dei mercati. Allora, vediamo dove ci troviamo. Dove ci troviamo con l'indice tedesco? Che tra altre cose, l'altro giorno abbiamo avuto il PIL 0, 0, hanno rischiato anche loro la recessione tecnica. Prego, prego. Sì, oggi, allora, oggi, nelle ultime sedute si sta facendo molta fatica a capire poi cosa il DAX vorrà, tra virgolette, fare da grande. Tuttavia, fortunatamente stanno funzionando un po' quelli che sono i livelli, principali. Qua Renato, vedi tracciati dei livelli che vengono generati in maniera elementare, però efficace da un software che ho creato che semplicemente fa questo giochetto qua. Prende in considerazione un numero di periodi da definire, che in questo caso ho messo 2,40, fondamentalmente sono i giorni lavorativi di un anno, e poi torna utile anche per un minuto, 240 barre sono 4 ore e via discorrendo, e traccia i cosiddetti ottavi di Gantt, cioè divide per 8 il range generato nell'ultimo anno dal DAX, e quindi poi si trovano degli spunti operativi sui livelli. Oggi è stata abbastanza tecnica la maniera in cui si è appoggiato sui minimi il DAX, perché poi di fatto corrispondeva a una zona di prezzo importante che era stata molto lavorata prima del breakout dello scorso 11 febbraio. Quindi, poi chi mi segue anche sul mio canale YouTube Marco Tosoni ha visto proprio che ho partecipato nel mio piccolo a un pezzettino della salita, in particolare da 11.053 a 11.800 e 11.087,50. Ho fatto questo pezzo di salita, perché poi lì la particolarità della cosa è che faccio vedere solo le operazioni che apro in live e quindi solo in quell'ora lì. Devo anche dire che poi l'intensità del rialzo, che come vedi sta ancora continuando, mi ha sorpreso e immagino che si possa facilmente andare a lavorare sopra il massimo di ieri e quindi creare una barra engulfing a livello daily. Ci siamo quasi, come si può vedere, mancano veramente una ventina di punti, che per il DAX è poca cosa.
E io quindi a questo punto mi immagino, se non oggi, non lo escluderei, comunque, quantomeno lunedì, una chiusura di questo gap che era rimasto aperto appunto fra il 6 e il 7 di febbraio scorsi. Ma lo dicevo anche stamattina, il mio obiettivo di prezzo, che lo è da un po' di tempo, è questa zona qua per il DAX, cioè sarà 600 e 650 punti, quindi un approdo in questa zona che è stata poi una resistenza sul tentativo di costruire una base poi fallita nello scorso novembre. Io immagino che per come si è dipanato questo primo scorcio di 2019, ci sia spazio comunque ancora per salire, sebbene in maniera non lineare come è stato negli ultimi giorni, Scusami ma Marco, sì. scusami Marco, intanto, sì, no, senti un po' l'eco. C'è questa discesa dell'euro-dollaro che anche nella chat sta, Nicola scrive l'euro crolla e il DAX che come hai detto tu sta spingendo al rialzo perché arrivano dichiarazioni da un membro della BCE che dice un nuovo TLTRO. È possibile e ne stiamo discutendo. Un po' quello che è rimasto il punto interrogativo sospeso dagli ultimi meeting della BCE, questo è praticamente un modo per rifinanziare le banche, rimettere liquidità nel sistema e quindi questo ha portato a una svalutazione della nostra moneta e il rialzo che stiamo vedendo in corso appunto adesso sul DAX. Poi c'è Antonio che ti fa i complimenti, Tosoni, top. Poi c'è Antonio, ancora un altro Antonio, due Antonio, mitico Marco, grazie ai tuoi webinar degli anni passati, ho imparato tanto. E attenzione che, come abbiamo già parlato nei giorni scorsi, Marco Tosoni sta facendo un appuntamento settimanale con Infinox operativo e quindi poi vi daremo anche i riferimenti. Bellong stamattina, scrive Antonio Mangano, poi c'è Ignazio che fa una richiesta di analisi NZDN e adesso vediamo se sarà possibile e poi Carlo, dollaro index vola, c'è forza pure di dollaro e Marco De Martino che si è appena collegato. Quanti marchi ci sono qui? Seguono questa Sì. diretta insieme a lui, Marco Tosoni. C'è questa spinta ribassista, quindi col DAX che siamo arrivati al livello che stavi indicando tu, quindi a questo punto. Appunto detto fatto, ci stiamo presentando appunto al breakout dei massimi di ieri. Sostanzialmente appunto stiamo andando in una candela engulfing. Di solito quando le fa l'engulfing allunga di 30 punti dall'engulfing. E quindi possiamo stimare il target 66,96. Beh, a questo punto andiamo a chiudere subito, direi che 11.300 detto fatto. Quindi queste dichiarazioni che arrivano da BCE piacciono sull'azionario, piacciono di meno alla valuta naturalmente. Però ecco, stiamo attenti su euro-dollaro perché ci avviciniamo appunto al minimo di periodo del. Mi ricordo la data esatta, ecco, 12 novembre dell'anno scorso. Qui siamo in zona 61,8 Fibonacci o 62,5, perché come ti dicevo prima uso i livelli di Gann, però ecco, questi sono livelli abbastanza lavorati e allora al di là dell'impatto della notizia adesso molto rapido, immagino che comunque in queste zone l'euro-dollaro possa continuare a fare un po' un trading range, cioè immagino che comunque ad ogni modo appena sotto 1,12 comunque possa arrivare un pochino di rimbalzo, comunque eventualmente, e un pochino di rimbalzo già me lo aspetterei in caso di affondo fino a 1,12,10, che è il minimo appunto dell'anno scorso, e che quantomeno in prima battuta, nonostante diciamo l'emotività del momento, penso che possa portare un po' di rimbalzo, sebbene comunque il dollaro è piuttosto in forma e non da oggi, e in più appunto la cosa viene accentuata anche dalla debolezza adesso dell'euro, dettata appunto da queste dichiarazioni che ci sono state. Ci sono stati anche i dati delle 14.30, non come ieri, vendite al dettaglio, insomma, che mamma mia sono crollate ai livelli del 2009. Comunque, import prices meno 0,5 su base mensile, export prices meno 0,6 sopra
quelle che erano un calo più accentuato, diciamo, rispetto a quelle che erano le attese. Su base annuale pure import meno 1,7, meno 0,2 export dal precedente più 1,1%. Saluto Domenico dalla chat, Mattia che prima dicevi dei numeri, ha detto 90, 60, 90 le misure della Cucinotta. C'è Mattia che vabbè, partecipa alle nostre dirette, simpaticissimo, simpaticissimo. Comunque Borghi era un trader istituzionale, Borghi oggi ha detto praticamente che se alle prossime elezioni a maggio non cambiano, insomma, dopo le elezioni non cambia l'Unione Europea, a quel punto ce ne andiamo, lasciamo l'Unione Europea, però insomma ovviamente bisogna sempre fare attenzione. Massimo, è arrivato pure Massimo che ti saluta, Massimo Mondò mi sembra, con l'accento, anche se qui non si vede, sempre al top, scrive Marco. Quindi, ok, abbiamo visto DAX, euro-dollaro si stanno muovendo in direzioni opposte, ovviamente in base a quello che è arrivato alla notizia, e il dollaro index, vedo qui che salta i massimi del 97 e 368, i massimi dopo i dati che sono stati. Hai per caso dollaro index, visto che anche Carlo dalla chat l'aveva? Sì, Vediamo vediamo anche il di dollaro index, che provarlo. ovviamente è il paniere, diciamo, il dollaro confrontato con le valute più importanti, visto che anche qua adesso vedo, leggo qua su Twitter, siamo arrivati dopo anche i dati di import-export. Spingono ancora, stanno spingendo ancora l'azionario. Attenzione, FTSE MIB, nuovi massimi sopra i 20.000 punti e DAX siamo sugli 11.300. Questo è un indicatore che hai realizzato tu, giusto Marco? Questi livelli che vedete, sì, li ho realizzati io, mentre le freccette rosse e blu sono dei volgarissimi fractals che faccio vedere appunto nel mio canale, ed è uno strumento che metto a disposizione appunto di tutti quelli che mi seguono e di tutti naturalmente i clienti di Infinox per aiutarli a tracciare delle trend line. Vedete che in questa maniera piuttosto banale abbiamo creato poi quello che è il canale che sta seguendo adesso il dollar index, quindi comunque siamo in questa situazione qua, un canale rialzista, tra l'altro con una pendenza ecosostenibile. Adesso no, non proprio perfetto, non proprio parallelo, si potrebbe usare il canale della MetaTrader, ma non ci perdiamo in queste sottigliezze. Effettivamente sembra avere tutte le intenzioni il dollar index di andare a lavorare sulla parte alta del canale, questa è l'indicazione tecnica che abbiamo adesso. Il canale è bello, è pluritestato, è ben simmetrico, non è troppo pendente, quindi comunque, appunto, come dicevo, è sostenibile nel tempo. Quella sembra essere la direzione. Abbiamo un primo target logico che è la resistenza, poi anche il massimo dell'ultime 240 rilevazioni a 997,67 circa. Super giù, quello è il target ovvio e logico, sebbene poi l'RSI nel suo piccolo inizi a mostrare dei cenni di divergenza che tuttavia però sono immaturi e che secondo me vanno iniziati a valutare non prima di 97,50, anche perché poi adesso ci sono dei temi che direttamente o indirettamente stanno favorendo il dollaro e quindi comunque non andiamoli contro. Ma aspettiamo lì, segniamoci il prezzo. Se poi qualcuno dei colleghi a casa è stato così bravo e ha avuto la perizia di comprarsi il dollar index, eventualmente con una buona idea di target può essere questo 97,50-97,60 senza ombra di dubbio. Bene, bene, bene. Poi c'è Efi che è appena arrivato, Roberto che saluta e dice: queste dirette cominciano a portarmi buoni profit più 0,65 pure oggi durante il video. Bravo, visto Roberto? Bravo, bravo, bravo Roberto. Mattia, anche l'Europa ha il PPT. È arrivato anche Walter, buon pomeriggio. Marco, ti lascio ruota. C'era una richiesta NZD Yen, non lo so se vogliamo Sì, dare un'occhiata. lo guardiamo volentieri, lo vado a Saluto cercare Massimo. adesso. Collegato, ciao Massimo Molinaro. E andiamo a vedere, insomma, si sta, c'è effervescenza, il Arriverà MIB, mamma subito. mia, ancora spinge il FTSE MIB, 20.100, 20.100 per il FTSE MIB e il DAX sopra gli 11.300. Allora, Ignazio, prego, prego. New Zealand Yen, tra i vari cambi legati allo Yen, sembra essere quello un po' più forte a favore di New Zealand, si sta muovendo bene. Da come è strutturato, si potrebbe vedere appunto ipotizzare questo livello di resistenza,
sul doppio massimo, ma sembra proprio destinato a produrre breakout. E quindi, naturalmente, ipotizzando che questo ottavo, quindi tra indicativamente il 12,50 e il 25% del range dell'ultimo anno, in questa zona qua possiamo attendersi un'area di arrivo per New Zealand Yen, quindi comunque ha dello spazio interessante se si tratta di una figura e mezza a partire dalle quotazioni attuali, e la divergenza dell'RSI in questo caso non mi sembra molto interessante, perché proprio per come è strutturata mi pare ci siano degli spazi a salire ancora, e quindi comunque secondo me questo cambio va seguito scalando su time frame piccolini e seguito in modalità long, sfruttando appunto in set di minimi crescenti gli appoggi in ipervenduto dell'RSI, che diventano abbastanza precisi nel momento in cui appunto si vede che questi fractals incominciano a generare serie crescenti. Questa Vedo che è può un essere. grafico M5. Sì, adesso l'ho messo in M5 per mostrare la strategia. Si può fare anche un esercizio volgare ma efficace. Si piazza una bella media ad altri tempi a 200 e si inizia a trattare questo mercato. Lo si può trattare essendo comunque a livello daily ben impostato, perché appunto se ci ricordiamo a livello daily, appunto siamo arrivati al breakout della media dopo averla testata, quindi abbiamo ro rottura, retest e ripartenza. Quindi, secondo me, strutturalmente, anche per come si è dipanata la questione, con questa pin bar del 2 gennaio, poi confermata bene dal mercato con questa bella risalita e questa pronta ripresa, secondo me, adesso il mood di New Zealand Yen è rialzista. E quindi appunto si può sfruttare questa tecnica, cioè si va sul time frame 5 minuti per essere abbastanza accurati nell'entrata, e quando si muove sopra la media 200, e io vi posso dire che nel 60% di tutti i cicli che avvengono sopra questa media abbiamo un vantaggio in termini di spazio e tempo. Ciò significa che avremo più candele rialziste rispetto a quelle ribassiste sopra media, e le candele rialziste presenteranno mediamente dei range più ampi rispetto alle candele ribassiste. Questo procura un vantaggio al trader, e quindi di conseguenza, conseguentemente a questo, l'oscillatore viene nobilitato proprio da questa statistica, perché cerco di spiegarlo in parole povere agli amici a casa: se abbiamo meno candele ribassiste e queste candele sono anche più piccoline, è lecito attendersi che le entrate in ipervenduto siano temporanee e che invece sia molto più facile per l'oscillatore muoversi in ipercomprato. E quindi, se noi entriamo long, nei momenti in cui l'oscillatore si va in ipercomprato, l'operazione inizia a premiarci e quindi ci procuriamo un piccolo vantaggio statistico. E che a fronte di un mercato che è ben impostato, e adesso New Zealand, a mio parere, New Zealand Yen lo è, si può trarre appunto questo tipo di beneficio. Tradare long, Sì. questo è il mio consiglio. Qui continua il membro della BCE, Kore, quello non so come la pronuncia corretta, ancora ha detto: non sono un grande fan del rialzo tassi, quindi un rialzo per un rialzo di tassi. Possiamo anche tagliarli più tardi. Giovanni, che è appena arrivato, dice: cosa è successo sull'Italia? E ovviamente i titoli bancari effervescenti stanno reagendo tutti al rialzo. Il nostro FTSE MIB addirittura 20.200, il DAX 11.300, e quindi sono ancora in corso queste dichiarazioni che stanno arrivando. Intanto vedo che Marco ha già, grazie, ha messo il grafico. Mattia, probabilmente della BCE, dice: il rallentamento economico è più forte e più ampio di quello che ci aspettavamo. Il percorso di inflazione sarà più basso, aggiungendo che il nuovo TLTRO è possibile. La BCE ne sta attualmente discutendo. Poi c'è Antonio Mangano, simile alla strategia con super trend stocastico. Sì, è una delle strategie che faccio vedere semplici su YouTube. Poi posso fare questo pomposo annuncio che a breve, insieme al mio staff, lanceremo proprio un ebook gratuito che spiega questa strategia con super trend e stocastico, e daremo anche l'indicatorino gratis a tutti i registrati
sul mio sito marcotosoni.it. Ho Interessante. incrementato il mio staff quest'anno e quindi siamo un po' più effervescenti e ho più collaboratori e riesco a muovermi un Mamma po' mia, meglio. mamma mia, quindi mi raccomando, restate in contatto, quindi poi magari puoi dare anche i tuoi riferimenti o comunque se c'è Davide pure anche i riferimenti per quanto riguarda tutto quello che sta ovviamente succedendo anche all'interno del mondo Infinox e spero di averti anche presente, insomma, durante Trading Power, quindi partecipare anche attivamente durante questa trasmissione. C'è Walter che dice facciamo qualche operazione. Poi c'è Paolo, come potrebbe reagire il petrolio a seguito dei dati? E poi Antonio con il mago quantico. Vediamo l'Italia, vediamo il FTSE MIB allora, vediamo lì che sta Sì. spingendo adesso. Io ho visto che ce l'avevi pronto, Allora, vediamo il nostro. sì, io adesso ho tracciato due banalissime trend line, due ipotesi di trend line, di cui una, quella più recente, tracciata sui due fractal, ci produce appunto, produrrebbe una resistenza dinamica in proprio questa zona 20.002 e sappiamo essere poi un punto abbastanza importante perché appunto FTSE MIB recupera oggi i famosi minimi di agosto da cui era partito questo tentativo poi fallito di rimbalzo e quindi è lecito aspettarsi più che oggi che mi sembra ancora impostato in maniera positiva e quindi mi aspetterei solo delle correzioni temporanee e mi attenderei comunque una chiusura forte sui massimi alle 17.30 sia per Italia sia per Germania. Nella prossima settimana, a questo punto, immagino sia lecito attendersi un pochettino di trading range e la prima metà della settimana, quindi lunedì, martedì, più la mattina di mercoledì, ci aiuteranno a vedere. Sarebbe un buono scenario riuscire a vedere anche un po' di compressione di volatilità, vedere che il mercato si dimostri di accettare questi prezzi e non di rifiutarli, e allora a quel punto lì immagino si possa andare su dei massimi che io ho ipotizzato nel mio blog a inizio anno. Ho detto: so che può sembrare una follia, detto adesso, perché all'inizio dell'anno, poi di fatto, quando ho pubblicato, eravamo all'incirca 18.500. So che può sembrare folle, però il target in caso di evoluzione positiva di uno scenario rialzista è 21.500. Naturalmente servirà del tempo e possiamo stimare che nel caso appunto il mercato riesca a fare questo salto di qualità, possiamo stimare questo 21,5 come un target per la, da verificarsi attorno alla metà di aprile che sappiamo essere stagionalmente il miglior mese dell'anno sia per Italia che per Germania che per i tre indici fondamentali americani. Quindi comunque per come si è strutturato l'anno e soprattutto il mese di gennaio, tu sai che abbiamo noi trader questa statistica famosissima del primo giorno, la prima settimana e il primo mese dell'anno, se sono tutti e tre positivi, abbiamo vaste possibilità che l'anno anche sia positivo. È chiaro che poi le statistiche convergono abbastanza sulla positività dell'anno. Perché numericamente gli anni positivi sono molto di più, e poi c'è il problema che gli anni negativi sono estremamente negativi, estremamente intensi. Però l'anno scorso, 2018, la statistica è fallita, e quindi il fallimento della statistica l'anno scorso e la riproposizione del setup quest'anno aumentava appunto le probabilità da un certo punto di vista, applicando in maniera impropria il teorema di Monty Hall. Chi non lo conosce, gli consiglio di andare a cercarselo perché è una cosa interessante per noi che dobbiamo conoscere delle basi di statistica. E quindi io mi sento moderatamente positivo, riservandomi appunto di vedere la capacità che avrà il mercato di reggerli questi livelli, perché sono tosti. Adesso appunto ho un piccolo replicamento, lo sta facendo. Io appunto avevo segnalato la rottura del DAX, scusa se passo al DAX Renato, ma siccome un No, amico prego, prego. chiedeva operatività, allora quello che ho osservato io è che quando viene generata una barra engulfing giornaliera, e quella di oggi sicuramente lo è, abbiamo un breakout impulsivo fra i 30 e 40 punti, quindi avevamo la rottura massimo
a 2,66, quindi 306 e 2,96 poteva essere un'area vendita, e quindi comunque a questo punto il DAX potrebbe fare un po' di short. Allora io, giusto per partecipare alla cosa, posso giustamente fare un'operazioncina proprio a livello esemplificativo di questo genere, fare proprio uno stop miserrimo e ipotizzare eventualmente il target appena, la se riesco, so. Nel E frattempo che è in ipotizzare posta Marco un target appunto. l'operazione c'è Davide, l'avete visto in collegato, inquadrato. Ciao Davide, calabrese. Ciao Renato, buongiorno a te, buongiorno a tutta la community e ovviamente buongiorno a Marco. Ci tenevo un sacco che tornasse qui in diretta perché di recente sta dando proprio un tocco di classe che serviva di Infinox. Non solo, mi ha detto che insomma ha allargato il team, quindi tante iniziative da parte di Sta facendo Marco. Marco, ragazzi, Ebook, ho scoperto che c'è un ebook in arrivo, un ebook iscrivetevi pure. ai webinar, l'ho messo qua in chat, iscrivetevi al webinar di Marco perché è solo l'inizio del 2019 con Marco, ci saranno veramente i fuochi d'artificio con lui. Eccola, l'ho messo io perché tu l'hai messo a finestra delle Yes. domande, ancora non eri Ah, ok. organizzatore, l'ho aggiunto io. Quindi allora, impostato i livelli, Marco? Sì, giusto, giusto a scopo dimostrativo e banale, fatto con un lotto piccolo, nel senso che comunque la piazzatura andava fatta un po' prima su 304, e sì, l'ho fatta al volo, ma giusto per far vedere questa possibilità che appunto venga fatto un piccolo ripiego da parte del DAX, e appunto i livelli sono questi, si può vedere in piattaforma, lo risistemo. Cioè potrebbe venire riassorbita questa ultima barra di accelerazione e quindi si fa questo controtrend, anche se in realtà la strategia preferibile sarebbe comunque seguire ancora lo svolgersi della seduta in modalità rialzista, perché come ti dicevo prima, la mia attesa è quella di una chiusura del DAX verso i massimi, cioè mi aspetterei comunque una chiusura forte. E immagino oggi storni straordinari non ce ne saranno, perché comunque il mercato ha proprio la classica struttura di seduta rialzista e quindi diventa molto, molto difficile shortare. Abbiamo fatto a livello sample, giusto per far vedere una piccola statistica che c'è sulle barre engulfing, che comunque, come tutte le statistiche, si fa sempre preferire nella sua modalità long. Chi mi segue anche su Certo. YouTube avrà visto che da quando operiamo, cioè dal 21 gennaio abbiamo iniziato e faccio praticamente un'ora al mattino dalle 10 alle 11, lunedì, mercoledì e venerdì sempre, e avrete visto che dal 21 di gennaio non ho mai fatto un'operazione short. Io ho questa metodologia, poi in futuro spiegherò anche perché. C'è una base statistica in questo, non è solo una mia preferenza personale. Già io come attitudine preferisco comprare, sono brillante, no? Quindi compro più Infatti, che guarda, c'è vendere. Antonio della chat, Antonio Mangano, che oramai ti conosce bene, abbiamo capito. Tosoni short di DAX, mai visto, di solito va sempre long. Quindi, Esatto, insomma. infatti è così, però vabbè, in questo momento mi sembra. Cioè, se c'era Mi sembra un un'operazione da fare adesso è pochino. short, diciamo, in questo momento, in questo preciso Sì, istante, sì, sì, sì. Il ovviamente. Però il trend di base, ovviamente, è long. C'è cioè, poi trend è Roberto. assolutamente rialzista. Sì, Roberto dice: buongiorno Davide, tutto ok? Come sempre? Davide, tutto ok? Ti chiedono dalla chat Roberto. Assolutamente Roberto, grazie di essere qui, tutto ok, tutto molto bene. Come vedi abbiamo Super Marco Tosoni qua, quindi non posso chiedere di meglio, il mio maestro e mentore Marco. Quindi ragazzi, iscrivetevi ancora al webinar, mi raccomando. Abbiamo messo il link, poi c'è Giovanni che dice a 20.200 ho rishortato il FTSE MIB. Giovanni, sì, la dichiarazione di Borghi di questa mattina che ha detto se all'Europa non cambia l'Europa allora ce ne andiamo, usciamo dall'Unione Europea. Walter si è già registrato, bravo Walter, al webinar. Roberto che fa scalping sul minuto. E a questo punto qualche altra situazione, non so Marco, di cui vogliamo parlare, farci vedere, c'è qualcosa che stai monitorando in modo particolare?
Ma no, non per il breve periodo, ma per il lungo c'è il mio cavallone di battaglia, ovvero il gold. Allora, sul gold, sai che ne parlavo Non mi dico che tanto, sei ma short, non mi cosa? dire che c'è uno short in corsa, no? Io... L'anno scorso mi ha fatto sudare le proverbiali 7 camicie per venirne a capo, però come sempre il mio generoso oro poi mi ha ripagato. Io sono fortemente convinto, numero uno, che Gold tornerà a 1355, che è una resistenza pazzesca, guardate qua che livello. Ma la mia sensazione, ed è più che una sensazione, ma è un convincimento che io ho, torto o ragione, è che quest'anno il target per oro sia intorno ai 1500, o per essere proprio precisi, potrebbe essere 1475 su questo vecchio swing. Io gold complessivamente lo vedo lì e soprattutto. Siccome l'anno scorso ho fatto tanta fatica per arrivarci, adesso non mi accontento di essere dove sono arrivato, ma pretendo, esigo questa zona, che parlo in maniera scorretta, lanciando una provocazione, perché esigere dal mercato è una follia pura. Però ecco, tra 1475 e 1500 c'è questo target importante. Quello che faccio io poi per le operazioni di breve è senza ombra di dubbio la stessa operatività che suggerivo circa New Zealand Yen. Quindi a maggior ragione il trend di oro è ancora più ben impostato, e comunque nonostante lo storno profondo dell'anno scorso con i minimi 1165, vedete, poi storicamente noi abbiamo comunque questa situazione di minimi crescenti, che il minimo del 2015 si è accompagnato a un minimo crescente nel 2016 e crescente rispetto ai minimi della tarda estate dell'anno scorso. Quindi comunque la struttura tecnica, a mio parere, è estremamente promettente per l'oro, e data anche l'altissima frequenza che abbiamo avuto di test della resistenza, mi immagino che appunto l'approdo 1355 lo do per certo, cioè, per certo in finanza non c'è nulla, però gli do Certo, un non è che bel 90 domani, non per succederà domani, ci vuorrà tempo, non è che No, ovviamente non è immediato. esattamente. Cioè, Ma io ti serve. mi aspetterei comunque, ecco, al termine del trimestre, quindi fine marzo, di vederlo a 1355, e poi nella seconda metà dell'anno, probabilmente settembre-ottobre, vederlo andare a lavorare ben sopra, facendo un rally nell'ultimo trimestre in accelerazione appunto verso questo 1475-1495. Poi vedremo se così sarà. Però ecco, secondo me una strategia di questo genere, magari si può scegliere un time frame un po' più solido del 5 minuti, magari puntare sul 15. Una buona idea è quella proprio volgarmente di comprare gli ipervenduti dell'RSI, lasciare spazio al grafico di scaricare un po' di volatilità, quindi un po' di spazio allo short, e poi seguire il trend, e dovremmo avere un vantaggio di spazio e tempo importante, ecco. Poi, infatti, riguardo al gold, Carlo dice: Carlo, forza gold con target così alto presuppone un dollaro fortemente a sud ribassista. C'è Massimo, poi scrive Infinox top broker. Poi c'è Alessandro, visto che ha già risposto Davide, però Alessandro giustamente dice: vorrei iscrivermi al webinar di Marco, ma non li posso seguire causa lavoro. Se mi iscrive, si possono avere le registrazioni successivamente. Davide ha già risposto privatamente e già lo trovate praticamente. Sul canale YouTube, Davide lo vedo distratto. Davide, chi sta chattando? Davide, con chi stai chattando? No, sto ringraziando Davide. Massimo Mondò che scrive Infinox Top Broker, sinceramente mi sembra veramente molto gentile. Noi facciamo quello che possiamo, ragazzi. Roberto, poi tutte le conferme sul grafico. Grazie Renato all'ETF quest'anno ti vengo a stringere la mano volentieri, volentieri Roberto. E conosci personalmente anche se l'anno scorso ti sono stato vicino per fa e sei venuto vicino e non mi hai dato la mano. Roberto, male, male, mi raccomando, prossima volta salutiamoci. Efi, a chi dobbiamo dichiarare guerra? La Francia.
Grazie Davide per la risposta. Attenzione che è lo stesso membro della BCE che ha, insomma, portato giù l'euro, ha fatto salire l'azionario, dice che l'Italia in questo momento non rappresenta un pericolo, una minaccia e si lavora molto da vicino con la Bank of England per un piano in caso di no deal per quanto riguarda Brexit. E questa sarà una diretta storica perché abbiamo visto Marco Tosoni shortare il DAX e sta andando pure lì, guardate lì, guardate lì. Anche in questo caso è andato vicino, praticamente ha sfiorato la chiusura, quello che era Sì, il take profit. poi a livello descrittivo ho tirato lo stop pari, non tanto per la miseria dell'operazione, che appunto in accordo col tuo disclaimer è un esempio di operatività, naturalmente poi giunti quasi al target non posso lasciare al trade che vada in perdita, anche perché se vi ricordate vi suggerivo poi come operatività di andare a comprare sugli ipervenduti dell'RSI, quindi da qua appunto il mercato mi può ripartire e quindi non è che faccio in modo che mi possa fregare, al massimo la chiudo a pari e pace amen. L'importante è che si sia capita qual era la filosofia del trade e la statistica per il quale si è sviluppato, poi volendola vedere, oh là là, ho sbagliato, Complimenti, complimenti ancora una volta a Marco. Insomma, avete visto in tempo reale, in diretta, ci ha fatto vedere un bel trade, insomma, quindi a conferma della bontà di tutta quella che è la sua strategia. Davide, quindi abbiamo già ricordato hai finito con la chat, possiamo... Sì, ci sono, ci sono. alla tua ragazza, salutiamola, No, non mi dillo. permetterei mai durante la diretta. Scherziamo, scherzo, assolutamente, uno efficientissimo come Davide. Allora, abbiamo detto l'appuntamento, già ci sono stati degli appuntamenti con Marco e che sono già disponibili sul canale YouTube. Il link lo vai a rimettere, lo metto io che mi è rimasto nel copia, quindi lo rimetto e cliccate adesso che stiamo per chiudere la sessione, quindi poi scompare. Invece chi sta guardando la registrazione sul canale YouTube, sotto ci sono i riferimenti Infinox, entrate nel mondo Infinox e lì potete avere tutti quelli che sono i riferimenti. Niente, Davide, scusa, alla fine ho parlato tutto io. C'è qualcos'altro da aggiungere? Ma hai fatto bene, Renato. Io, come sai, passo a salutare adesso che questa nuova soluzione GoToWebinar che mi piace tanto, passo, saluto e vado. Quindi in realtà non c'è nessun problema, anche perché con Marco qua oggi era giusto lasciargli il suo spazio. Spero che possa partecipare più spesso. Tra l'altro vedo che il DAX sta arrivando, lo sta baciando quel take profit, stiamo In stringendo diretta, faccio i per complimenti in vederlo diretta chiudere. DAX. Ma In ovviamente, come si sa, diretta, vediamo. i mercati sembra che stanno lì ad ascoltare, quindi in realtà potrebbe anche essere che vogliano fare i maledetti. E ovviamente non date la colpa al broker che non sta eseguendo, perché mi sembra abbastanza lampante che non sia colpa nostra, altrimenti mi giro, vado a dire ai ragazzi di fargliela chiudere immediatamente. Comunque, ragazzi, Marco, Va grazie di bene. essere passato, io saluto tutti, registratevi al webinar, mi raccomando, e fra un po' vi lasceremo le date del nostro tour e delle varie tappe che andremo a fare. Con Marco invece vi ricordo che oltre ai webinar ci sono gli appuntamenti live di trading live che lui fa su YouTube, sempre con questo conto che state vedendo, quindi è un percorso, ah no, mi sa che non è questo il No, conto, ne hai un è un altro. altro, è un altro. Questo è il mio conto Ah, d'esercitazione. ok, quindi l'altro conto che ne hai tanti, quindi potete seguire da un unico conto poi tutti i progressi di Marco, è sicuramente un'iniziativa molto interessante che Infinox ha voluto darvi. Attenzione che c'è la freccettina, è stata confermata la freccia a rialzo, vedo sul grafico, quindi. Sì, con una leggera divergenza, ma data la piccolezza dell'operazione, vediamo se fa la sua sbavata e va a prendere il target. Ovviamente spiego e chiudo il cerchio. Il non eseguito del trade è dovuto al fatto che naturalmente il grafico è tracciato sui prezzi bid e naturalmente quando sei short devi andare a vedere l'esco. Esatto, Esatto. esatto, esatto. È colpa di Davide comunque, a prescindere. Sì. È sempre colpa del broker, ragazzi. Puntate il dito contro il broker, che non sbagliate mai. Va bene, allora io ringrazio chi ha seguito la diretta, chi ha visto la registrazione nel video, oltre al link per entrare in contatto con Infinox, c'è anche il link per registrarsi al webinar, quindi partecipare alle sessioni in diretta. Grazie enorme a Marco, davvero un grande piacere riaverti a Trading Power. Grazie Marco. Piacere mio e un saluto a tutti.
Perfetto, grazie anche a Davide, buon weekend Davide. Grazie Renato, un saluto a tutti, buon weekend a tutti, un saluto a Marco. Ci vediamo lunedì prossimo con Trading Power, ore 14:25. Buon weekend a tutti, bye bye.